Nuova edizione del telegiornale delle notizie utili e positive. Ho deciso di continuare a proporre settimanalmente questo insieme di notizie, ovviamente verificate da canali accertati, da canali ufficiali e istituzionali, per cercare di abbattere le distanze che ci separano, per cercare soprattutto di sfruttare questo momento dando a questo momento un senso. Un'utilità, basta anche una sola persona che trova giovamento, che trova risposte in questo spazio, a rendere questo spazio, importante per quanto mi riguarda. E quindi iniziamo subito dalle prime domande, però prima voglio anche rispondere a una domanda che mi è stata fatta. No, questi video non sono montati, non ce ne sarebbe il tempo, quindi vengono fatti chiaramente buona la prima con un cellulare. Non vengono modificati, l'intento e la priorità non è sicuramente quella tecnica o estetica. E allora partiamo dalle domande che riguardano la regione Friuli Venezia Giulia e si trovano domande e risposte sul sito della Protezione Civile regionale e sul sito della regione stessa. I futuri papà possono essere presenti durante il parto? Sì, ma nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza, distanze interpersonali, utilizzo di dispositivi di protezione individuale e a condizione che non evidenzino sintomatologie sospette o siano entrati a contatto con persone risultate positive a Covid-19. È comunque una notizia molto importante perché condividere questo momento con il proprio compagno di vita sicuramente dà un altro sapore a questo passaggio veramente significativo. I fiorai possono esercitare liberamente? Sì, l'intera filiera relativa alla produzione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti agricoli rientra tra le attività consentite, ferme restando le disposizioni previste per contenere i contagi, vale a dire contingentamento ovviamente degli ingressi, rispetto delle distanze di sicurezza, utilizzo di dispositivi di protezione individuale. I bar possono somministrare bevande da sporto? Sì, purché il servizio sia gestito su ordinazione e venga organizzato dal gestore in modo da evitare file o assembramenti di clienti nelle vicinanze o nelle pertinenze del locale. Gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale a servizio di porti e interporti, per la peculiarità della loro attività che può prevedere il pagamento del carburante all'interno del locale e la contemporanea somministrazione di bevande anche da parte dello stesso cliente che effettua il rifornimento, non sono soggetti all'obbligo di previa ordinazione da remoto o prenotazione della bevanda o cibo, ma devono comunque garantire la presenza nel locale di un cliente alla volta. Sono ammesse le passeggiate con i propri figli? Sì, i bambini possono uscire con i genitori o con le persone che anche solo temporaneamente li hanno in carico. Posso usare l'auto o mezzi pubblici per raggiungere un posto dove svolgere attività motoria? No, l'autorizzazione allo svolgimento delle attività motorie, passeggiate a piedi o in bici e corse, va intesa esclusivamente partendo, quale punto di partenza, dalla propria abitazione. Posso andare a trovare amici e parenti se vivono nel mio stesso comune? No, fino al 4 maggio prossimo ciò non sarà possibile. Vige la prescrizione di indossare le mascherine in auto? Non è necessario nel caso in cui si sia soli o in presenza di persone conviventi. Se si tratta di un'auto aziendale, valgono le regole dettate dal datore di lavoro. Sono necessarie quando si pratica attività motoria? Sì. L'obbligo riguarda tutte le attività che si svolgono all'esterno della propria abitazione e in presenza di persone non conviventi. Sono obbligatorie per i bambini? Sì, ma solo a partire dal quarto anno di età. Adesso altre notizie. Prosegue la rassegna del Club Alpino Italiano dal 28 aprile al 3 maggio in collaborazione con Sondrio Festival, Parco Nazionale dello Stelvio e il Museo Nazionale della Montagna di Torino. Venerdì viaggio tra le Dolomiti Bellunesi con la montagna di Irio e mercoledì tra le falesie Lecchesi con prese libere. Preziose le immagini degli archivi della Cineteca del CAI per la pellicola Il primo amore non si scorda mai su Riccardo Cassin. Sabato sera L'avvoltoio barbuto di Manuel Matteo Lajarin. I film saranno visibili dalle 21 in replica alle 17:30 del giorno successivo sul canale YouTube del CAI.
Invece sono aperte le iscrizioni al corso di formazione online Comunicazione PA, Trasparenza, Efficacia, Competenze Digitali, un'iniziativa formativa che risponde a una domanda di conoscenza delle strategie della comunicazione istituzionale, cui l'Ateneo di Udine e il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale hanno da anni dedicato attenzione. La novità dell'edizione 2020 è che il corso si svolgerà interamente in modalità online, con le lezioni in diretta streaming e materiali didattici caricati nell'aula virtuale del corso. Le domande di iscrizione devono pervenire entro venerdì 8 maggio. È previsto un numero massimo di 30 iscritti che saranno accettati in base all'ordine cronologico di arrivo della domanda di iscrizione. Informazioni su contenuti e calendario del corso, modalità e modulo per le domande sono reperibili sul sito dell'università. Spero che queste notizie vi siano di aiuto. Come dice una persona a me cara, dobbiamo sfruttare al massimo ogni momento.